the effigy, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Sapete cosa c'è adesso? No, cosa c'è adesso? Non sa cosa c'è adesso? No, non sa cosa c'è adesso. Parliamo di cose! Ciao a tutti ragazzi da... Ma li hai visti anche tu? No. Allora mi sono fatto qualcosa di strano. Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Oggi siamo su Parliamo di cose, rispondere alle vostre domande che ci avete fatto nel video precedente. Come sempre vi ricordo che se volete rispondere a qualche vostra domanda, se volete farci domande a cui voi volete la risposta, dovete scrivere un commento con scritto hashtag parliamo di cose e fare la vostra domanda qui sotto nei commenti. E iniziamo subito col primo commento. Dopo naturalmente nostra descrizione a chi rispondere, perché siamo stronzi. Radash chiede: Rinnegan, ti sei mai fatto qualche festa hardcore in adolescenza? Più in generale, che tipo eravate al liceo? Allora, sì, lui, vi rispondo io. Lui... No, posso dirlo io. Bon, dai. Sì, no, ero proprio... Sicuramente ho fatto tante di quelle feste, ancora, che ero tipo quelli che... Che andavano a toccare il soffitto. Sì, era quello che andavo io ero il primo che andavo a toccare il soffitto. Sapete quando scorrono e si incontrano e vanno su per toccare il soffitto? Lui era quello che andava sempre a toccare il soffitto. Ma ti pare? Che tipo eravate al liceo? Allora, devo dire che ha avuto... Tu eri un robo orribile. Allora, all'inizio era uno di quelli che rompeva sempre al cazzo, sì. Prendeva notte. Era il bullo della... No, era il bullo della corriera. Non è vero, rompevo il cazzo. Tu sei stato richiamato dalle ancora dalle maestre, neanche le superiori, dalle maestre. E ti ha detto, tu sei il bullo della corriera, quindi devi darti una calmata. Volevo sempre sedermi dietro, perché quelli dietro sono i più forti. Io sono il vero. Poi invece sono andato alle superiori e mi sono calmato, ero placato, ero molto canto, cioè i cazzi miei. Sì, non avevo voglia di fare un cazzo. Non volevo fare un cazzo. Ho preso parecchie note però per... Perché non facevi un cazzo? Avevo una volta cosa, la scabiola, mettermi in salto in condotta. Beh, avrei fatto solo che bene. Quindi ragazzi, beh, adesso... Scusa, ma aspetta. Lui invece era il tipo da stand-by. Aspetta, boh, io fissavo un punto fisso perché era molto interessato alla lezione. Entravo in risparmio energetico, tipo così. È bello che se la prof lo fermava, cioè, tisio, di cosa stiamo parlando? Sì, certo, stavamo parlando di questo, quello. E sapeva, quello era il mio, ma lui guardava fuori dalla finestra tutto vabbè, il tempo. Vabbè, io mi passavo un parapapero. Comunque, ti ricordi cosa hai fatto quando ti ha detto tira fuori una nota? Dammi la nota, dammi il libretto. Tira fuori il libretto. Mi ha detto, dammi il libretto. No, ti ha detto. Tira fuori il libretto. Io mi sono alzato, ho preso il libretto, ho aperto la finestra, lo devo fare, però. Ho preso la nota. Ha preso la nota, però ha fatto sorridere la prof. Esatto, l'ho fatta sorridere. Amnelicio Zellini, potete fare un tutorial di come si fa a fare quella specie di screen video per il telefono, tipo quando giocate a Clash Royale sul telefono vi registra direttamente cosa state facendo senza avere una telecamera o roba del genere che riprende sopra il gel? Grazie PS, siete forti. No, andiamo avanti. Allora il tutorial non ve lo facciamo, è un programma che si chiama Air Server, che in pratica trasferisce quello che ho nello schermo dell'iPhone tramite la connessione Wi-Fi sul computer. Dopodiché, semplicemente utilizzando un PVR o un programma per acquisizione video, esatto, puoi tranquillamente registrare. Andiamo avanti. Questo è un casino. Non mi piace molto il profilo, carino, ma ne pensi di essere una persona che ti ho detto che ha un po' le frasi più belle di sempre? Per la tua vita è bella, la migliore amica a distanza di Emi rimarrà sempre nella stessa stanza con il suo nome e cognome, una bella stellata di ieri sera. È una domanda. Non lo so, non c'è il punto di domanda. Non sappiamo cosa è scritto. Anzi, per favore, ragazzi. Anzi, magari se qualcuno di voi sa, capisce. Per favore, rispondete voi a noi. Potete spiegarcela. Dopo aver guardato il trailer di Black Ops 3, diteci le vostre impressioni. Continuate così, siete grandi. Allora, l'ho già detto in un post su Facebook. Scusami. L'ho detto in un post su Facebook. Praticamente, non lo so che non si può... parlare di un gioco che non hai ancora provato. Bisogna provarlo, appunto. Quindi io ti fermo qui. No. Io però ti fermo a me, qui. A me dà fastidio che no, voglio avere un Call of Duty. Tipo Call of Duty nella seconda guerra mondiale. Allora, senti. Vecchio. Senti, allora, si sono lamentati. Call of Duty è sempre la stessa cosa. Che palle. Io non mi sono lamentato. Cambiano Call of Duty. Call of Duty non è più Call of Duty, è ritornata come era prima. Adesso hanno messo gli Exo. Adesso ha messo i Super Exo. I Super Salti doppi. Titanfall. Vabbè, ok. Io comunque preferisco prima provarlo e dopo dirlo. Vabbè, lo proveremo. Comunque, devo essere sincero che è peggio di Ghost. Non può essere. Alberto Zanin, qual è il vostro youtuber preferito a parte voi stessi? Vi siete grandi e continuate così. Allora, scusami, cos'era? Io seguo, mi piace perché mi fa ridere, Daniele Doesn't Matter.
Yotobi, ma non quello di videogiochi, quell'altro. Esatto, Yotobi, esatto, perché anche a me piace Yotobi, però The Legend of Mother mi fa ridere tanto. Araldo del Drugo. Anch'io ho frequentato l'ITIS Enea Mattei di Sondrio. Vorrei sapere con quanto siete usciti agli esami e che prof odiavate di più. PS, beati voi che siete periti. Io per diventarlo ora dovrei fare anche 2-3 anni di università. Adesso non ricordo più The Face Game. Ma noi non abbiamo fatto l'ITIS. Siamo periti. Ma non quello di Sondrio. Noi abbiamo fatto l'ITIS, ragazzi, di Portoguardo. Comunque... l'ITIS Leonardo da Vinci. Dai. Allora, vorrei sapere come siete usciti. Allora, io sono andato all'esame con un bel 63 tondo tondo. Il minimo indispensabile. Vi ho detto che, ragazzi, non studiavo. Ma non è che sono stupido. No, non c'avevo i cazzi. Leggermente, non c'avevo cazzi. No, aprire il libro era molto più noioso che giocare a Call of Duty. Non mi ricordo, 60, 65, non mi ricordo. Ma dai, dai, che hai preso, sei uscito col 59. Tu sei l'unico che sei uscito col 59. Ma come fai a uscire col 59? Il prof che odiavo di più, allora... sì, ma non di Sondrio. Esatto, quindi non posso dirvelo, però posso dirvi la materia che odiavo di più, ho sempre odiato, diritto. Io diritto lo odiavo, il disastro. Ripetere come un pappagallo le legge che poi la legge non viene applicata. No, oh, ma veramente, oh, oh. La legge è uguale per tutti. Ma per la legge di chi è soldi? Senti, di chi c'è i soldi? Senti, tipo lui. Senti. Fabio De Battisti, Taylor, come Rinnegan a scuola? Com'è? Com'era? Ah, cioè, Taylor, com'era Rinnegan a scuola? Ti faceva copiare almeno un po' le verità. Che lui? Ma secondo te io copiavo da lui? Stai zitto, che funzionava più o meno così. Lui arrivava tutte le mattine impanicato. Dimmi qualcosa che mi devono interrogare oggi. Sì, ok, allora va, funziona così, così, così. Lui prendeva 7, io prendevo 6. Sì, ma tipo, mi ricordo ancora quella volta. Il prof ha interrogato a sorpresa. Io ovviamente non ho stato un cazzo. Gli ho chiesto a lui, sai un argomento? Me, guarda, so solo quello e spero che non mi chiami. Boh, detto, dimmelo. Mi sono fatto spiegare un argomento. Ed era, se non sbaglio, non italiano o storia. Boh, non mi ricordo esattamente di cosa fosse. La prof, cosa succede? La prof apre il quaderno, fa il numero... Taylor, vieni. Taylor, vieni tu interrogato. Io, porca troia, spero che mi chieda. Veramente dite qualche espressione molto più colorita. Comunque, esatto. Arriva lì e mi fa, dimmi quella cosa lì. Prof, bel cappennello. Gli ho spiegato tutto per filo e per segno. Sì. Quello che c'era Rinnegan che stava bestemmiando sul bancone. E dice, ma quello lì ha solo culo nella sua vita di merda. No, perché a me è successo tantissimo. Cioè, anche ho voi, preso 7,5. Anche a voi, sicuramente è successo più di una volta. Dite, boom, mi preparo su quello e spero che mi chieda quello. E non ve lo chiede mai. A lui non saprà niente. Io non mi sono preparato su niente. Io quella volta è stato epico. E la volta invece ho copiato da lui la verifica di italiano. Lui ha preso 6,5, io 7. Sì, ma io l'ho copiata sputratamente. Sì, ma non ho capito come. Quindi o magari pensa che io avessi copiato. No. Sì. No, non poteva pensare. Cioè, però, passiamo alla prossima domanda. The Dark Mentalist, 30 mi piace. Che lavoro fate fuori da YouTube? Quindi in questo di tutto. Allora, siamo tutto fa. No, allora, no. Io, lui, dai, di tu perché è un lavoro eccezionale. Allora, io faccio di tutto e di più. Faccio il puttaniere. No. Lui fa le porte. Momentaneamente, sì, esatto, ho fatto un po' di porte, un po' di serramenti, dai, le porte. Io faccio le porte. E... voi entrate grazie a me, perché io faccio le porte. Se non ci fosse lui che fa le porte, voi rimarrete fuori. O dentro, dipende. E io tempo fa, anni fa, lavoravo tempo addietro in fabbrica, facevo buca. No. Tu sbavavi, è diverso. Esatto, ragazzi, una parte della mia lavorazione tecnicamente si chiamava sbavatura. La sbavatura. Non sto scherzando. Sì, bene. Che non è che stava lì tipo... Deadly Pazzo 99, 47 mi piace. Avete mai litigato seriamente? Continuamente. Fate uno scherzo telefonico a Tibo, vi prego, raga, fatelo. Allora... Il problema è che noi li facciamo già facciamo già tra di noi, quindi ormai... Sente le parole. Abbiamo camuffato mille volte la voce di tutti. Cioè la mia, la sua. Magari un altro scherzo telefonico ci riconosce la voce, ragazzi. Quello. Ma anche se la camuffiamo, l'abbiamo già provato. Diteci magari voi, pensateci un modo per farlo. Uno scherzo per Tibo. Ma non per forza telefono, uno scherzetto. Avete mai litigato seriamente? Forse una volta o due in 40 anni, tipo. Ma dove? A parte il fatto che comunque. Seriamente con te. Sì. Cioè, non puoi. Non puoi, non è che abbiamo litigato come tutti, ma voglio dire. Puttanate. Ai noob gamer, ehi, Taylor, usate le cuffie oppure avete impianti tipo 5.1, non per uno?
Sai un subwoofer, ascolta. No, sai un subwoofer, ascolta la colonna sonora ufficiale di Pacific Rim con passi, con bassi e volume altissimo. Allora, ho un 2.1. Allora, il subwoofer è là dietro. Sì, oh, ma vai a vedere. Non si vede. Ma tira via quella cazzo di borsa. Vabbè, ma è un casino. Allora, lancia il subwoofer. Che non vedono niente perché è buio. Non so se l'avete. Scusate il casino. Lì ci sono le casse, quindi è un 2.1. Sì, ma non è tanto quello. È quello che ha di là. Quello che ho di là. Quello di là è un 5.1. Ma in salotto, per giocare uso questo. Le cuffie. Aspetta, che le faccio vedere. Aspetta, che sono. Uso questo della Diablo 3, ecco, questo della SteelSeries Diablo 3, che non sa neanche cosa sia Diablo. Le uso pochissimo perché solitamente per giocare, essendo in due, se attacco, visto che sono USB, se attacco la cuffia al computer, l'audio viene trasferito alle cuffie e pertanto l'HDPVR non registra l'audio. Sì, ma non devo... sta chiedendo mentre registriamo, sta chiedendo in genere. In genere comunque uso le casse, non le cuffie, preferisco le casse. Le pompine le casse? Esatto. Sei una merda. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto cliccate un mi piace, continuate a scrivere qua sotto con l'hashtag parliamo di cose, le domande a cui volete risposte, le cose di cui volete che parliamo del giorno di ieri sera. Ciao a tutti, al prossimo video.